Sono state anche quest'anno ben 130 le organizzazioni senza scopo di lucro che hanno avuto la possibilità di farsi conoscere ed apprezzare in Piazza della Vittoria a Lodi. L'edizione 2018 della Festa del Volontariato è coincisa con i 10 anni di attività della Fondazione Banca Popolare di Lodi, l'ente grazie al quale la manifestazione diventa realtà. Giornata del volontariato in questo decennale della fondazione, ma è una giornata speciale? Sì, la possiamo considerare una giornata speciale perché le date si innestano una con l'altra. La festa di piazza, quindi che è un'esaltazione del lavoro del volontariato attraverso le loro testimonianze per ciò che rappresentano, e 10 anni di fondazione che opera sul territorio intervenendo in modo particolare nel settore socio-sanitario, esaltando le possibilità sia del volontariato sia del terzo settore di rispondere ai bisogni del territorio. Quindi possiamo considerarla una giornata speciale. Ecco, com'è nata questa giornata? Vogliamo ricordarlo. Ma direi quasi per caso, c'era questa manifestazione che si svolgeva alcuni anni fa all'Isola Carolina e c'erano presenze di una decina, quindicina di stand. Noi abbiamo immaginato che trasferendola in piazza, nell'agorà della città, nel posto più visibile, dando un contributo organizzativo e finanziario, il volontariato si potesse meglio esprimere con il loro posizionamento dentro al cuore della città, con i loro messaggi, col loro modo di comunicare. L'iniziativa è riuscita, è andata avanti in questi anni e credo che oggi possa rappresentare un buon successo tra di loro, di momento di unione e di pubblico che viene a visitarla, a condividere le iniziative delle varie associazioni. Che aumentano sempre di più. Sì, sono 130, abbiamo una lista d'attesa, forse bisognerebbe pensare anche alle vie adiacenti alla piazza, ma è un problema organizzativo da definire con il comune in tema di viabilità e di sicurezza, però immaginiamo anche di poter fare i prossimi anni qualche cosa di più grande ancora, insomma, perché la richiesta c'è.